oggi è un giorno molto bello, grazie alla presenza anche di tanti amici, ben 92 benefattori di tutta la dirigenza, ecco, del presidio ospedaliero. Ho raccolto un po' il desiderio da parte del personale del nido di avere un bilirubinometro transcutaneo che servirà appunto per misurare il valore della bilirubina, ecco, nel sangue dei piccoli, dei neonati, e questo eviterà, ecco, di pungerli e quindi di creare dei traumi appena nati. Ed è un giorno molto bello perché c'è tanta solidarietà, c'è tanto amore a questo ospedale, ed è stato espresso, ecco, attraverso questa iniziativa, ma anche attraverso altre iniziative. L'ospedale ha già tante eccellenze perché abbiamo tanti professionisti veramente molto bravi e molto dediti. L'esperienza del Covid, ma in questi ultimi mesi, ha caratterizzato un po' l'attenzione verso i pazienti affetti appunto dal coronavirus. Però, ecco, l'ospedale lavora bene, e la nostra città di Mazara, ma anche tutti i paesi limitrofi, veramente riconoscono il grande lavoro e il lavoro veramente encomiabile da parte di tutto il personale. Naturalmente la nostra città di Mazara apprezza, sostiene, e anche con queste piccole iniziative, ecco, rivela il suo legame con questa struttura, ecco, mazzarese importante. Quindi noi ci troviamo oggi all'ospedale di Mazara del Vallo, dove voi sapete che è stato allestito il primo reparto Covid della provincia nella seconda fase della pandemia. Devo dire che qui in provincia fino ad oggi siamo riusciti a garantire l'assistenza ai pazienti Covid senza compromettere diciamo le altre patologie, le patologie non Covid. Lo stesso a Mazara noi siamo stati, e lo risottolineo un'altra volta, in grado di separare i percorsi all'interno dell'ospedale e quindi di garantire anche tutti gli altri servizi clinici per le altre patologie. Noi oggi qui ci troviamo, e qui accanto a me c'è Don Antonino, che è una persona che, oltre ad essere il nostro assistente spirituale qui nel presidio, è una persona che veramente ci mette il cuore e anima, diciamo, e la comunità locale, l'ambiente, diciamo, ospedaliero e la comunità di dipendenti. E devo dire che ci troviamo qui per una piccola cerimonia di consegna di questo bilirubinometro pediatrico, che è uno strumento essenziale appunto nel trattamento dei neonati, dei piccoli nati, e qui a Mazara c'è questo centro nascita che sicuramente lavora e lavora anche abbastanza bene. A nome mio e della città di Mazara del Vallo voglio ringraziare Don Antonino Favada, che ancora una volta è riuscito a fare gruppo attorno a sé. Raggruppare tutte queste associazioni, raggruppare tutti questi benefattori per portare un segnale al nostro ospedale è veramente bellissimo, e quindi un ringraziamento va a lui. Ma la città di Mazara del Vallo ha risposto sempre con queste donazioni, perché ricordo a tutti che nel primo lockdown siamo riusciti a raccogliere quasi 60.000 euro e abbiamo donato all'ospedale Mazara diverse apparecchiature. Ma oggi lasciatemi ringraziare pure una persona, il nostro commissario Zappalà, perché vi posso garantire che è un amico della città di Mazara del Vallo, un amico dell'ospedale Mazara del Vallo, perché lui, lo chiamo in qualsiasi ora del giorno, lui risponde sempre. Ed è notizia di ieri, è giusto che anche la città sappia, notizia di ieri del rinnovo della convenzione della radioterapia. Questa eccellenza dell'ospedale Mazara del Vallo, il dottor Zappalà per ulteriori 3 anni ha garantito di continuare questo servizio. Quindi grazie a nome mio e dell'assessore. Sì, cosa aggiungere a quello che ha già detto il Presidente del Consiglio? I miei ringraziamenti personali a tutti voi, all'iniziativa che avete messo in campo, e che dimostra ancora una volta che questa è una città, una comunità che quando viene chiamata c'è, risponde. Grazie anche allo stimolo di persone come padre Favada, che è sempre molto presente e molto attivo, e grazie al fatto che comunque oggi abbiamo una struttura ospedaliera che, ricordo a me stessa, non era scontato avere. Ci sono stati momenti anni fa in cui si pensava che fosse impossibile riuscire ad avere un ospedale funzionante all'altezza e di livello come oggi è. Quindi oggi sono orgogliosa
del fatto che in questa città siamo riusciti, grazie anche alle grandi professionalità che da sempre lavorano in questo campo e all'azienda che ha voluto comunque investire, ha continuato ad investire su questo territorio. Certo, dagli interventi di chi mi ha preceduto capisco che i problemi ancora da risolvere ci sono, ce ne sono tanti, ma sono certa che la volontà sia quella di continuare ad investire su questo territorio, che è un punto di riferimento per un'intera porzione di questa provincia di Trapani. Quindi io ringrazio tutti voi per questa iniziativa che dimostra ancora una volta il senso di comunità che ci appartiene come città di Mazara del Vallo, e quindi spero che questo sia soltanto un altro dei momenti in cui ci troviamo insieme per inaugurare un nuovo tassello nella crescita di questa comunità e di questa struttura ospedaliera. Grazie. Ecco, do la parola alla nostra primaria, la dottoressa Rosaria La Pianta. Grazie, mi associo ai ringraziamenti del nostro patrono, perché sennò sì, mi sì, sono delle decisioni della mia azienda. Sì, è un apparecchio che in realtà viene a l'apparecchio per la rinomenatura, perché verranno oggi, arriveranno quelli sierici, il classico apparecchio per il dotaggio della bioluminosità. Questo è un apparecchio che c'è la possibilità nella chiesa del neonato di evitare i continui prelievi, quindi la gestione del dolore che per noi in pediatria è un cardine fondamentale, di valutare la bilirubina attraverso soltanto un metodo trascutaneo. Quindi non abbiamo bisogno che il neonato venga appunto più volte al giorno, per cui devo ringraziare la parte dei nostri piccoli. Ma in questo momento però consentimi dei ringraziamenti particolari, perché questa unità operativa esiste da 3 anni. Con la dottoressa Sciacca e la mia piccola equipe, che è la dottoressa Sciacca e la dottoressa Quinci, che è stata richiamata dal servizio di ora di riposo per un trasferimento, abbiamo fatto in questi 3 anni sacrifici enormi, ma che sono partiti dalla costituzione, perché non c'era niente, c'erano solo i locali, e quindi abbiamo fatto fisicamente trasporto di materiale da Castelvetrano. Siamo adoperati affinché questa unità operativa avesse una dignità che, devo dire, la dignità ce l'ha. Abbiamo fatto neonatologia di buon livello, di qualità, però questo è costato sacrificio a noi e ai colleghi che non ci sono dell'azienda, che io li voglio ringraziare ad uno, ma sono sacrifici che oggi arrivano ad un punto di colmi, sì, ne abbiamo parlato e cercheremo, dico noi, nella nostra parte ce la metteremo tutta, ma la qualità del servizio serve l'appartenenza, serve il senso di responsabilità da parte di tutti. Quindi ringrazio per questi il dottor Adamo, che è stato il mio primario, il nostro primario, e merito che ha dato il simbolo a questa cosa di voler far sì che la sua unità operativa, quella che è nata 40 anni fa, avesse la dignità e il valore che questa città ha dimostrato in questi anni. Dottor Adamo e dottor Mafieri, che ha continuato la sua... I 536 parti dicono che il lavoro è stato un lavoro veramente grande. Adesso consenta Don Antonino, ma non ha già parlato lei, però mi consenta soltanto 2 considerazioni e concludo. Al lato del suo discorso ampio che ha fatto, voglio approfittare della presenza del nostro commissario dottore Zappalà, che tra tutte le cose che ha detto Don Antonio, che si fa un sollecito per l'acquisto del carrello della culla termostatica per i nostri bambini. La dottoressa Catanzaro sa tutto, io mi auguro che questo procedimento si faccia a presto praticamente, perché la nostra pediatria è nata il 1° luglio 2017, da quando si è riaperto l'ospedale. Io voglio concludere con 2 considerazioni fuori luogo, come ha detto il nostro pastore, non il nostro cappellano, perché io lo chiamo pastore, e queste considerazioni che ringraziando il nostro vescovo, un signor Bogato, che ci ha mandato questo pastore così giovane che tanto fa per il nostro ospedale, è contentito. Ho visto passare tanti pastori, tanti cappellani,
in questo ospedale, ma quello che ha fatto lo spirito di Don Antonio non ci sono ore e tempo per poterne parlare. Grazie al tempo della prima iniziativa per farla nella parte. Concludo sinceramente rivolgendomi sempre a lei, dottore Zappalà, quale responsabile della sanità, e perché no all'assessore Agase, assieme al presidente del consiglio comunale che rappresenta la città di Mazara. Dobbiamo fare un altro sforzo. Abbiamo una cappella che è così piccola, dobbiamo allargarla, c'è lo spazio, ci sono i requisiti, e quindi questa opera dobbiamo vederla realizzare. Questo è un centro nascita, me lo chiedeva qualche giornalista qualche minuto fa, un centro nascita importante, fa tanti passi, siamo riusciti a mantenere aperto il centro nascita durante il Covid, e questo penso che faccia onore non a me ma a tutti coloro che hanno permesso di questo. Io quindi poi non mi resta che ringraziare il Rotary, il Lions e tutti gli altri e tutti coloro che hanno contribuito a queste donazioni, che sicuramente è un gesto simbolico ma è un gesto anche...